amici delle case di paglia, oggi vi voglio portare dentro al mio studio segreto, qui dentro è dove appunto mi rinchiudo per progettare le case di paglia dei miei committenti. Ok, allora vediamo alla parete quello che di solito accade qui dentro. Mi rinchiudo per pensare le migliori strategie progettuali per i miei clienti. Qui ad esempio possiamo vedere una sezione esecutiva dove vado a studiare la parte delle fondazioni, la parte dell'edificio in terrazzo, la copertura, la parte del passaggio a tetto della canna fumaria, qui il progetto della struttura in modo da capire meglio come si deve combinare il calcolo statico previsto dall'ingegnere con il nostro disegno esecutivo che sta a definire i punti termici, la prestazione dei serramenti e la prestazione dei muri, delle gronde. E questi disegni che si vedono qui, la carpenteria, il nostro disegno e quello dell'ingegnere, si devono fondere poi nel progetto che andrà poi mandato alle imprese per essere costruito, tutto quanto chiaramente vidimato prima e deciso assieme al committente. Tutto questo lavoro serve appunto per dare, è una parte del lavoro, ma serve per dare poi un'identificazione di maggiore sicurezza e di durata dell'edificio negli anni, perché sono edifici che poi devono durare tanto quanto un edificio tradizionale che siamo abituati a vedere oggigiorno. Ma vi ricordo che adesso, nel presente e nel futuro, il tradizionale saranno appunto questi edifici in legno e paglia. Ti ricordo che la mia casa di paglia la trovi su edificidipagliaitalia.com e all'interno puoi vedere progetti già fatti e anche quello che sto facendo con articoli interessanti tipo questo. Ciao da Nicola Pretti.